È la Melilli di fine Ottocento, quella che stiamo per raccontarvi, ad essere coinvolta nella terribile epidemia di colera, la stessa che interessò tutta la Sicilia e che è emersa da preziosi documenti, oggi custoditi presso l'Archivio Storico e la Biblioteca Comunale. Essi hanno riportato alla luce la storia di un paese che ha saputo affrontare un nemico sconosciuto, tutelando così la salute dei suoi abitanti. Le scale rappresentavano uno degli ingressi al paese ed in quanto tale fungevano da presidi per monitorare l'arrivo dei viandanti e sottoporli al necessario trattamento sanitario, così come San Vito. Il termine ed infine Sant'Eligio. E all'interno del paese la sorveglianza continuava tra le vie, dove le 8 commissioni indagavano sulle condizioni di igiene. L'attenzione era principalmente rivolta lungo la via Eblea, la via Messina, la via David e la via Vittorio Emanuele. Molte furono le strutture riadattate per fronteggiare l'emergenza, tra queste la chiesa della Madonna delle Grazie, che fu attrezzata ad ospedale. Altro esempio virtuoso fu l'iniziativa di alcuni illustri melillesi, fra i quali i Crescimanno, che istituirono la Croce Blea, una squadra di soccorso per gli indigenti colpiti dal colera. Queste ed altre storie su Melilli riemergono dalle antiche pagine che impreziosiscono i nostri archivi, che attendono solo di essere svelate per raccontare un passato che sembra ripetersi con le vicende dei nostri giorni.